Ciao bellezze, eccomi tornata in un nuovo video. Vi ho chiesto su Instagram circa un paio di giorni fa su Instagram Stories se vi poteva interessare vedere gli acquisti che ho fatto da Primark. Come vi ho detto su Instagram, in realtà sono pochissime cose e questo video sarà veramente super veloce. Però tutte mi avete detto, sì Giada registralo, sì fallo, ci piacciono sempre i tuoi haul. E quindi eccomi qua a registrare questo video. La borsina, come potete notare, è veramente gigante perché è grandissima. Però, come dicevo prima, ci sono veramente dentro 3-4 cosine a far tanto. E altre due cosine di Tezenis che ho preso 2-3 settimane fa e che ancora non vi ho mostrato, quindi ve li mostro in questo video. Anche perché praticamente ho comprato cose estive, cose per l'estate, veramente che bello, sono contentissima che finalmente è arrivato il vero caldo e wow! L'unica cosa è che adesso fare video con questa temperatura diventa un po' più complicato perché sto letteralmente sudando, fa veramente caldissimo. Comunque direi subito di partire. Per prima cosa vi mostro gli acquisti che ho fatto da Tezenis, appunto come dicevo prima, 2 settimane fa. Il primo acquisto che ho fatto è stato questo costumino che sto adorando e non vedo l'ora di mettere. È un costume intero, come potete notare, e la cosa bella di questo costume è che è double fast, quindi c'è la versione tutta nera con le stelline bianche, che sicuramente tra le due versioni è la mia preferita, e poi c'è la versione così, sempre su sfondo nero, e poi ci sono questi disegni bianchi, però preferisco la versione con le stelline. Ho preso la taglia S, questo costume costava 19,90, è appunto un costume intero, e dietro invece la scollatura è molto più pronunciata. Indossato mi piace molto. In tantissime mi avete chiesto per quanto riguarda questo costume, perché effettivamente sul sito di Tezenis non c'è. Ora non so se in questi giorni l'hanno messo, però l'ultima volta che ho guardato non c'era, quindi non so dirvi sinceramente. È comunque nuova collezione, magari nei negozi potete trovarlo. A me ragazze questo costume mi piace veramente tantissimo, non so se a voi piace, fatemelo sapere, se anche voi amate i costumi interi. Questa è una fissa che ho da circa 2 annetti, da 2 annetti a questa parte. Mi piace acquistare anche i costumi interi che non metto tutti i giorni perché comunque l'abbronzatura si riduce parecchio. Però li trovo veramente molto belli e si sono tornati di moda i costumi interi. Una volta, fino a qualche anno fa, non andavano più di tanto. E questo, se vi piace, vi può interessare, appunto, lo trovate da Tezenis. Poi, sempre da Tezenis, ho preso un asciugamano per la piscina, per il mare. E ho scelto questo con il... aspettate che ve lo metto dritto. Con il fenicottero, non ci sta neanche nell'inquadratura. Guardate quanto è grande, è veramente gigante questo. L'ho pagato, se non sbaglio, 9,99€. Sì, 9,99€. C'era anche di altre fantasie, come ad esempio il gelato su sfondo azzurro e poi altri che però non ricordo. Questo sicuramente è stato il mio preferito e quindi l'ho preso al volo, anche perché effettivamente di salviette per il mare, per la spiaggia, non ne ho di belline, quindi ho voluto acquistare questa che trovo veramente super graziosa, cioè fantastica. Poi passiamo a Primark. Da Primark ho preso altri pigiamini. Sapete che mi piacciono molto i pigiamini di Primark, specialmente quando arriva questa stagione. Mi innamoro di tutti i pigiamini, di tutte le magliettine, le canottierine, i pantaloncini super colorati, super simpatici di Primark. Solitamente li prendo sempre in taglia M, perché mi piace essere un pochettino più comoda, avere dei pigiamini un attimo più morbidi, e quindi scelgo sempre la M. Ho preso questo, che ha la canottiera nera e i pantaloncini rosa. Il pantaloncino è corto, fatto in questo modo, con l'elastico in vita, tutto rosa con disegnati i rossetti, gli smalti, insomma i trucchi, il profumo, tutti a tema make-up. E poi c'è la canotta tutta nera che mi piace per la scritta, che dice sono quasi sempre in ritardo perché sto perfezionando il mio eyeliner. Trovo questa frase molto simpatica, ci sono disegnati anche gli occhi, le ciglia. Questo pigiamino l'ho pagato pochissimo, 5 euro il completo, canotta e pantaloncini, quindi ne ho preso un altro. E poi ho scelto questo con i limoni, ma ce n'erano tantissimi altri. I pantaloncini tutti bianchi con disegnati questi limoni gialli, super estivo questo pigiamino davvero. Il pantaloncino è uguale all'altro, quindi pantaloncino corto con l'elastico in vita. Non so se riuscite a vedere, super colorato, mi piace molto. E poi la magliettina e la canotta, tutta grigia con scritto...
voglio solo spremerti, e anche qua ci ha disegnato il limone. Anche questo l'ho pagato 5 euro, se non ricordo male, sì, 5 euro, e sono veramente fatti molto molto bene i pigiami di Primark, ve li consiglio. Poi, sempre restando in tema cosa da piscina, cosa da mare, insomma cose per l'estate, ho preso questa stupidatina, perché sì, è una stupidatina, questo gonfiabile per far galleggiare in acqua le bibite. C'erano due varianti, con il fenicottero tutto rosa e con la ciambella. Con il fenicottero non l'ho comprato perché l'ho acquistato su AliExpress un paio di mesi fa, che ancora non mi è arrivato, quindi lo sto aspettando. E quindi ho preso questo a forma di ciambella. Costa 1,50 euro sia questo che la versione fenicottero, ed è qua, lo devo ancora gonfiare. Lo gonfio, vediamo se riesco a gonfiarlo. Lo gonfio per bene e poi ve lo faccio vedere gonfiato, perché sennò siamo qua 30 anni. Ta-na-na-na! Eccola qua, è molto molto carina. Praticamente dovete andare semplicemente ad inserire la vostra bevanda preferita e poi potete tranquillamente rilassarvi in piscina. Per 1,50 euro l'ho preso perché lo trovo un accessorio da piscina veramente molto molto carino, molto simpatico. Per la mia camera da letto invece ho preso questo set di lenzuolo rosa e copricuscini rosa, i classici cuscini, non questi quadrati misura 40x40, 50x50, ma proprio i classici cuscini per dormire. Ho scelto questo colore perché lo trovo super estivo e volevo dare un tocco di colore alla mia stanza, anche perché ormai più il tempo passa più ci avviciniamo all'estate e quindi volevo dare una botta di colore in più alla mia camera, e ho scelto appunto questa versione rosa che mi piace molto. I due copricuscini costavano 5 euro, li ho pagati 5 euro, mentre invece il lenzuolo l'ho pagato 13 euro. Adesso questi li metto a lavare e poi settimana prossima, insomma quando sono pronti, vado a metterli, a sostituirli con quelli che sto utilizzando adesso, e sicuramente vi posterò una foto, ve li farò vedere su Instagram Stories, insomma vi farò vedere come stanno. E basta, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho preso da Primark. Come avete potuto notare, sono veramente pochissime cose. Ogni volta che vado da Primark esco sempre con qualcosa, perché c'è sempre qualcosa di grazioso a un buon prezzo, e quindi alla fine esco sempre con una borsina, piccolo o grande che sia, qualcosa compro sempre. E spero che questo video, anche se veramente super super breve, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!